strategie di gestione delle rifiuti alternative bisognerebbe farle prima di arrivare alla giusta energia. Questo lo dico al piano elettrico, guarda, e non lo dico solo io, lo dice un documento ufficiale che è della Federazione Nazionale degli Ordini Energetici, che vi invito a leggere, di cui ho avuto anche qui la fortuna di essere stato consulente del nostro Comitato Centrale Nazionale. Nel febbraio di quest'anno abbiamo redatto a Napoli, guardate, in piena emergenza di rifiuti, abbiamo avuto il coraggio, bene o male, il nostro presidente Andrea Bianchi, riconfermato tra l'altro, di fare un documento di intervento in cui si dà dei punti precisissimi, si sconsiglia intanto l'utilizzo della depolarizzazione e si dà dei vincoli tassativi per quanto riguarda l'eventuale risorsa. Vincoli, ricordate, non vengono rispettati neanche in questa zona, perché si parla di preliminari valutazioni ambientali e sanitarie e ovviamente in questo caso non è. Scusate il pistolotto, una volta fatto questo pistolotto, ho visto anche però quali sono le proposte operative che vengono fatte. La proposta operativa che viene fatta qui è di fare dei monitoraggi, di fatto, sul modello del monitor, che è il sistema di monitoraggio dell'Emilia Romagna, quando in realtà, e qui è una richiesta che faccio con la direttore del Dipartimento, quindi di cosa, se ritiene, ad esempio il collega, il direttore del Dipartimento, che il compito del Servizio Sanitario Nazionale, che è di fare prevenzione primaria, non di controllare quello che avviene a vago modo, diciamo. La prevenzione primaria si può dire evitare le malattie quando evitarle, dal punto di vista tecnico, lo fare tutto per gli altri. In questo caso andare a contare i morti non vuol dire, qui non si contano tra l'altro neanche i malati, perché purtroppo in quest'area non c'è neanche il tumore, per cui non si va neanche a contare i malati, il tumore, ma si va a contare i morti. È un'area questa che storicamente ha un eccesso di mortalità. Bravo, è vero. È un eccesso abbastanza strano, è vero che è un eccesso di lunghissima data, un eccesso di quella 20 anni, da 20 anni, dall'87. Sì, però mi risulta ad esempio l'impianto della 78. No? E questo impianto, guardate, qualche causa, io lo dico proprio scienza e coscienza, può averli dati, questi dati. E anche qui è un guaio. Perché si parla tanto a sproposito di principi di precauzione. Io guardate, non parlo mai di principi di precauzione, a me mi basterebbe un costo, una valutazione costi-benefici. Se si mettono nei costi di un impianto anche il numero di malati e di morti, pagati con i criteri della comunità europea, guardate, con le tariffe. Le tariffe vuol dire 2 milioni a morto, 2 milioni di euro a morto. È la tariffa delle comunità, è brutto parlare così, ma in quella maniera. Si vede che anche certe valutazioni economiche di un impianto fanno stare. E qualcuno dovrebbe pagare. La stessa normativa impone che il danno, in principio, è l'ultima paga, no? Si può essere d'accordo o meno su questo. L'ultimo aspetto, che è proprio legato ai monitoraggi, ho visto che qui i monitoraggi sono stati fatti, però sono stati fatti molto estemporanei. Su questo io vi do un esempio di monitoraggio che stiamo facendo noi a Pistoia, l'altro è cominciato più accanto, che nel bene o nel male, facendo un discorso, quantomeno fare quello, vuol dire fare monitoraggio con diverse decine di matrici, sia 9, 3 o 5, 6, come sono state fatte qui, sulla base di un ragionamento di modello di ricaduta, che può fare acqua, ad esempio l'acqua di Firenze è una struttura stupenda, in cui posso fare soltanto le lodi, che può fare tranquillamente queste valutazioni di modellisti di ricaduta, di contagio, per cui non si sempre stare anche a chiedere col cappello in mano, diciamo, ai gestori dell'impianto, potrebbe essere anche evitato, diciamo, che sarebbe anche opportuno, quando ci sono le professionalità, fatele. Quindi, ricapitolando, c'è un aspetto, diciamo, amministrativo grave su questo impianto, perché è un impianto che ha avuto delle tecniche, secondo me continua a avere delle tecniche dal punto di vista amministrativo, mancata bonifica, area non certificata, quindi anche lì la civilità, se fossi un privato, lo dico su, e faccio una cosa più per la mia casa che per il mio ricordo dei fondi, non mi danno la vita o mi danno la civiltà. Non vedo perché questo è qualcosa di più pesante che mi ricordo dei fondi
o di una casa può essere fatta da tutto per semplificare. E poi sugli aspetti sanitari legati al fatto che se ci sono delle alternative bisognerebbe percorrere, e quando si fa i conti anche economici, incominciare a fare i conti anche delle malattie.